i ragazzi dopo 2 mesi di lockdown nel quale sono stati veramente segregati in casa, rispettosi di tutte le norme, hanno riassaporato la loro libertà e hanno ripreso la movida. E è successo l'episodio di Piazza Danti che tutti abbiamo visto. È stato un episodio un po' particolare perché sicuramente questa ripresa della libertà li ha portati un po' oltre il limite, ovvero oltre quelle che sono le norme che invece erano comunque previste, le mascherine, il distanziamento sociale e soprattutto il divieto di assembramento. Il fatto è scaturito da un insieme di fattori che sinceramente ci ha trovato tutti spiazzati. Quando il 18 di maggio abbiamo allentato queste misure restrittive, noi l'abbiamo monitorata la città. Sì, c'era gente, i ragazzi erano già riusciti, forse non avevamo preventivato che il fine settimana poteva essere un episodio esplosivo. Si era pensato in un qualche modo di evitare la fruizione delle scale del Duomo. Però invece poi abbiamo pensato che quello era un modo per allargare la gente, perché più precludiamo delle aree, delle zone, più rischiamo che in altre le persone si assemblano. Quindi noi abbiamo lasciato a disposizione tutte le piazze, tutta la città. Il resto è un fatto semplicemente personale, di coscienza individuale. Il fatto di poter tornare nelle piazze non significa poi esagerare con l'alcol, ahimè, comportamenti non corretti. Noi abbiamo visto dalle immagini mascherine inesistenti, gente che si abbracciava, beveva dallo stesso bicchiere. Ben venga la bevuta in compagnia, ma nel rispetto dei limiti e della decenza.